oggetto della competizione e della nostra per Société Générale in Italia. E oggi abbiamo il piacere di ospitare con noi Pietro Di Lorenzo, che è il fondatore di Sesso Trader, che sicuramente conoscete e che saluto. Ciao Pietro. Buonasera Lorenzo, grazie mille per l'invito, grazie a chi ci ospita, a Sogen per questa bella iniziativa. Io, quando c'è da, insomma, provare a dare un piccolo contributo lato education, nonché formazione, nonché educazione finanziaria, sono sempre presente, quindi complimenti per questa bella iniziativa che secondo me va nella giusta direzione. Grazie Pietro. Allora, il focus di oggi, come c'è, vedete sul titolo, diciamo, della pagina, sono i turbo, quindi i certificati a leva dinamica. Io lascerei subito la parola a Pietro per un'introduzione e un po' di operatività, visto finché i mercati sono aperti sui turbo, e poi la riprendiamo per un approfondimento un po' più tecnico, un po' più generalmente teorico. A te la parola, Pietro. Sì, volentieri. Allora, provo, adesso dovrei condividere, vediamo se riesco. Sto condividendo? Penso di sì, si vede il mio monitor. Sì? Immagino. Allora, faccio condividi. Ok, Lorenzo, tu vedi il mio monitor, giusto? Sì, sì, lo vedo senza problemi. Ah, vedi, adesso forse ti ho perso un po' io. Ok, allora, guarda, le considerazioni iniziali, diciamo, sono queste. Diciamo, in una fase di mercato un po' complicata per l'indice, nel senso che ti mostro al volo qualche grafico che spero e penso che sia di supporto, nel senso che tipicamente gli investitori tendono, proprio per loro indole, a rivolgersi verso il mercato locale, nel senso che hanno la percezione che comprare un asset che consumano, comunque hanno vicino o comunque, come dire, negozia nella propria lingua, no? Nel senso che tipicamente non tutti riescono, diciamo, a comprendere le informazioni in tante lingue, quindi si rivolgono per lo più al mercato italiano. La peculiarità dell'indice italiano nelle ultime settimane è questa assoluta lateralità. Pensa, la settimana scorsa c'è stata questa curiosità che l'indice ha chiuso esattamente sugli stessi valori della chiusura del venerdì precedente, quindi la variazione settimanale è stata zero, e questo a dimostrazione dell'equilibrio che c'è fra domanda e offerta. E questo è un po', insomma, una novità, no? In un anno che invece, come evidente da un grafico giornaliero, è stato piuttosto dinamico. Fra l'altro un anno particolare, perché la performance del più 15% circa, in realtà sembra una performance, cioè è una performance molto importante, ma di fatto è stata costruita nel primo mese dell'anno, nel senso che, come evidente, diciamo, il grosso, il 12,5%, quindi circa l'85% del movimento rialzista che abbiamo sviluppato nel corso del 2023 e viene da questo rally di inizio anno. Inizio anno sostanzialmente c'è stato un repricing generale dei mercati, in particolare dell'indice italiano, e quindi pronti via dal primo momento, qui l'ho cerchiato in giallo, dal primo momento, dal primo minuto del 2 gennaio 2020, il mercato ha fatto questo rally gigantesco che di fatto ha portato l'indice sui top in area 28.000. Da lì in poi c'è stato un febbraio di consolidamento, un marzo-aprile negativo. Quindi la sintesi qual è? Che se tu ti sei perso il primo treno, cioè il primo spunto violento, e fra l'altro è stato uno spunto non facile da cavalcare, nel senso che il mercato, come si vede dal grafico, è stato senza soluzione di continuità, probabilmente non sei riuscito a fare il benchmark, cioè non sei riuscito a fare il più 15, che è la performance dell'indice in questo momento. Quindi il discorso è questo: si tende un po' a inseguire il mercato, perché magari sei sotto benchmark, dici, caspita, l'indice ha fatto più 15 e io magari sono dietro e non sono riuscito a fare neanche il benchmark, e provi a, insomma, a inseguire con delle operazioni più o meno sensato. Il discorso generale del trading è questo: quando i due prerequisiti per essere proficui chiaramente sono direzionalità e volatilità, su un mercato che si muove poco e quindi, come dicevo, traccheggia, no? Questo box è molto
evidente, no? Cioè il mercato che sostanzialmente da diverse settimane fa 26,5, 27,5, 26,5, 27,5 e non sviluppa mai l'impulso, no? Lo strappo direzionale rende la vita difficile al trader. Questa lunga premessa per dire cosa? Che in queste condizioni, diciamo, ci sono tre modi sostanzialmente per farla franca, no? Cioè per cercare di trovare le opportunità interessanti. Il primo è amplificare i movimenti del sottostante, quindi quando vedi che chiaramente sono sottostanti che non riescono a fare dei movimenti ariosi, non riescono a sviluppare delle fasi direzionali, gli metti un po' di boost, come utilizzando la leva finanziaria, e quindi amplifichi il movimento del sottostante in maniera, come dire, più o meno in maniera più o meno estrema. E qui c'è il tema della capacità di individuare il prodotto più consono in termini di rischio, e con i turbo certificate secondo me raggiungiamo proprio questo obiettivo. Faccio un esempio super pratico proprio per mostrarvi come una gamma di prodotti può essere particolarmente una gamma di prodotti ampi può essere particolarmente interessante, perché nello specifico adesso ho selezionato un prodotto su Alphabet con una leva non così estrema, una leva diciamo contenuta il 2,60%, ma poi magari quando entriamo nel vivo della trattazione, oppure anche Lorenzo nella sua parte può mostrare come la cosa interessante è che possiamo avere, cioè che l'emittente nello specifico offre sul sottostante Alphabet diverse soluzioni in termini di leva. Quindi abbiamo una leva abbastanza contenuta come questa, ma vi anticipo, e se vuole poi Lorenzo può entrare più nel vivo di questo tema, quanti che ci sono diversi prodotti con leve magari molto più spinte e con leve anche più contenute. Quindi il primo tema, la prima soluzione, una fase di congestione così un po' antipatica, no? Nel senso che quando non c'è ariosità nel movimento diventa un po' difficile, no? Sviluppare delle operazioni vincenti. Quindi prima diciamo, fra virgolette, soluzione, in questi casi cercare di dare un po' di boost con la leva. La seconda è quella a dire: non vado sul mercato locale, esco probabilmente per alcuni dalla mia zona di comfort, e quindi magari sono stato abituato a fare un certo tipo di strumenti finanziari con un certo tipo di sottostante. Sai che c'è? Che il trading online mi offre la grande opportunità che con un click posso accedere facilmente a diversi mercati, a moltissimi mercati in verità, tantissimi sottostanti anche su mercati geograficamente lontani, settori lontani e quant'altro. E quindi dico, se non trovo, come dire, opportunità sul mercato italiano, sai che c'è? Mi guardo intorno e quindi vado a guardare le opportunità su mercati non locali. Nello specifico, quando si pensa diciamo, delle opportunità al mercato finanziario per eccellenza, volente o nolente, è Wall Street sempre la nostra guida. E qui andiamo al terzo tema. Dice sì, Wall Street mi piacerebbe, però tutto sommato non solo c'ho un gap linguistico e quant'altro, e poi in realtà possiamo superare facilmente, perché insomma ormai abbastanza facile, come dire, tradurre le informazioni e quant'altro, però poi ho bisogno del conto in dollari, ho bisogno dell'accesso al mercato americano, ho bisogno poi dei flussi, insomma, mi complico la vita, non c'ho voglia di cambiare il mio conto e tutte le cose a cui sono abituato, non c'ho voglia di fare il conto multicurrency e cambiare in dollari, perché poi così non voglio, insomma, una serie di complicazioni che magari dopo un'intenzione, cioè l'idea di andare un po' oltre confine, poi uno si perde quell'entusiasmo, perché ci sono queste dinamiche chiaramente tipiche di andare a operare su mercati diversi. E quindi la considerazione, lo spunto che volevo darvi oggi è l'opportunità di negoziare dei sottostanti americani, quindi delle azioni americane, senza la necessità e quindi le complicazioni che comporta chiaramente la negoziazione su Wall Street diretta, come attraverso, come dicevamo, l'offerta di Sogen, che ci dà l'opportunità attraverso proprio questi prodotti Turbo Certificates, di cui poi lascio a Lorenzo, diciamo, la parte più teorica e insomma sul funzionamento e sui rischi e le opportunità
del prodotto, che sono poi prerequisiti, no, per utilizzare un prodotto finanziario, cioè conoscerne le peculiarità tecniche, è possibile andare insomma, a fare una negoziazione su un sottostante americano. Io in particolare vi anticipo che ho selezionato due sottostanti, uno è Walt Disney e uno è Alphabet, ovvero la nostra, insomma, utilizzatissima, volente volente Google, che tutti noi, credo, almeno una volta al giorno, di cui insomma fruiamo dei servizi, e vediamo come, partendo da un grafico, ma in realtà partendo anche da alcuni dati di carattere fondamentale, possiamo facilmente poi sviluppare una strategia operativa. Quindi, se per te va bene, Lorenzo, io andrei nel vivo dell'idea operativa su Walt Disney. Se hai qualcosa da aggiungere, invece lascio a te la parola. Va benissimo, benissimo. Poi casomai lo Vai. riprendiamo dopo i punti toccati. Volentieri. Allora, l'idea di Walt Disney sostanzialmente è questa. Sapete che da qualche giorno i mercati stanno un po' digerendo le trimestrali. È un momento, come dire, topico, no? Per tutte le aziende che hanno dato dei numeri, delle aspettative nel trimestre precedente. Adesso sono chiamato un po' alla prova del 9, no? Cioè confermare, nonché smentire quello che avevano immaginato e previsto nel trimestre precedente, e quindi sono un po', insomma, alla prova dei numeri. È un momento importante per le principali aziende. In particolare guarderemo due casi un po' opposti, no, per certi versi, nel senso che Walt Disney ha in qualche modo deluso le aspettative degli operatori, perché ha dato dei numeri piuttosto deludenti, dei numeri deludenti che vengono sostanzialmente da una riduzione della parte, diciamo, del canale Disney Plus, che è andato sotto ai 5 milioni di abbonati, e questo in qualche modo un po', come dire, ha un po', insomma, scoraggiato gli investitori. Ma di contro, devo dire, c'è stato un bel incremento della parte legata ai parchi. Sottostante, e poi ci sono i turbo, nella nostra fattispecie che offriamo noi sono i turbo open-end, che sono contratti istinti invece da una leva dinamica. Cosa vuol dire dinamica? Che cambia a seconda della posizione del prezzo del sottostante rispetto, in questo caso, allo strike. Diciamo, vedremo poi la caratteristica di turbo open-end che facciamo noi è che lo strike equivale, diciamo, al cosiddetto livello barriera, che è semplicemente uno stop loss. Voi sapete che se il valore di un prodotto dipende dalla differenza tra strike e valore sottostante, può azzerarsi, e in quel caso, quando strike e prezzo sottostante si toccano, il prodotto scade anticipatamente, rimostrato zero, non può andare sotto zero. Allora, io mi dicono che Pietro Sì, è sono. tornato in linea, quindi gli ridare la Assolutamente. linea, visto che i mercati poi chiudono. Poi ci risentiamo. Sì, mi sentite? Sì. Ah, perfetto, scusatemi, insomma, è successo, ormai la tecnologia ci abitua un po' a queste piccoli misunderstanding. Allora, condivido, se per voi va bene, di nuovo lo schermo. Credo di aver parlato per un po' da solo, però ci sta. Allora, condividi schermo e voilà. Eccoci qua. Allora, dicevo, penso arrivato insomma, allo spunto operativo. Sostanzialmente, quindi, ricapitolando, ci sono tre motivi che mi inducono a guardare Walt Disney. Il primo, quello che dicevo in apertura, ovvero la voglia di andare anche un po' a guardare le migliori opportunità all'estero. La seconda, il discorso, diciamo, trimestrale negativa, mal assorbita. Questo è un grafico giornaliero da cui si vede come in particolare
Proprio giovedì, in concomitanza della trimestrale, Wall Street ha lasciato sul terreno il 9%, cosa piuttosto inusuale per un titolo che insomma ha una certa robustezza. Il terzo è l'elemento tecnico-grafico, ovvero siamo in prossimità di un supporto, ovvero i minimi annuali rilevante, e quindi da qui potrebbe partire un tentativo di quantomeno di rimbalzo. Quindi operazione certamente contro trend che va gestita con una certa perizia, evidentemente, che operazioni contro trend non sono, come dire, illegittime o scorrette, vanno semplicemente gestite con un adeguato strategia di risk e money management, però insomma è un trade che secondo me può essere sensato, cioè immaginare da qui a breve un veloce rimbalzo di Walt Disney. Detto ciò, adesso per trasformare in pratica questo auspicio, questa idea operativa, ci sono diversi modi. Uno fra questi, come dicevo, è senza andare direttamente sul sottostante, è possibile selezionare un prodotto nello specifico turbo long, evidentemente perché immaginiamo un veloce rimbalzo del titolo, e da qui l'idea di selezionare questo prodotto, quest'ISIN, adesso senza concentrarsi troppo sull'ISIN, l'idea di base, cioè le informazioni chiave da conoscere, di cui essere edotti quando si utilizza un prodotto del genere, sono sostanzialmente in questo quadro. Nello specifico si parte sempre dalla barriera, che è un po', come dire, il livello chiave, no? Da monitorare, una sorta di livello raggiunto il quale il prodotto si azzera e quindi raggiunge insomma sostanzialmente la morte finanziaria. Quindi io ciò che faccio è tracciare sempre sul grafico, l'ho tracciato con questa linea rossa, il livello di knockout, questo qui 76 dollari e 0 centesimi, quindi 76 dollari, e capire se effettivamente è un livello che può essere più o meno raggiunto nell'arco del nostro orizzonte temporale. Tipicamente, secondo me, i turbo hanno il vantaggio, a differenza di altri prodotti, di non avere il compounding effect. Quindi un'idea operativa sviluppata anche nel breve può essere anche, come dire, allungata, no? In termini di orizzonte temporale. Quindi se comprendi che effettivamente l'intuizione è corretta, puoi, senza avere impatti negativi dall'effetto composto, di insomma prolungare il trade ad oltranza, essendo anche prodotti open-end. Quindi, tornando a noi, l'idea potrebbe essere un rimbalzo più o meno corposo di Walt Disney, che può essere, come dire, enfatizzato, può essere, diciamo, ulteriormente spinto da questa leva del 5,57%. Questo che vuol dire che se insomma effettivamente il nostro scenario si configura esatto, possiamo moltiplicare per oltre 5 volte l'andamento positivo del nostro prodotto, del nostro insomma, Turbo Certificates. Evidentemente, qui dico, insomma, va da sé, è abbastanza banale che se invece le cose dovessero andare nella direzione, i prezzi dovessero andare nella direzione non auspicata, chiaramente la performance negativa si moltiplica per 5. Quindi che cosa vuol dire sostanzialmente? Che bisogna essere accurati nella size. Quando si utilizza un prodotto a leva, bisogna evidentemente essere, insomma, calibrati rispetto al nostro profilo di rischio la size. E uno degli ulteriori vantaggi del Turbo Certificate è che, non avendo un lotto minimo, possono essere acquistati, nello specifico adesso c'è un 14,96 denaro, 15 e 16 lettera, anche in quantità piuttosto ridotte. Quindi anche per chi ha capitali ridotti e vuole dare un po' di pepe alla minestra utilizzando la leva, insomma, può tranquillamente farlo, avendo insomma sostanzialmente avendo accesso a questo tipo di prodotti anche con delle micro quantità. Per chi volesse essere, diciamo, molto molto conservativo, addirittura potrebbe, come dire, utilizzare quasi come stop loss il livello knockout, e quindi utilizzare proprio il capitale. Se uno, ad esempio, vuole perdere al massimo 500 euro, può investire 500 euro sul prodotto, sapendo che nel caso più sfortunato, ovvero il titolo va a knockout, più di quanto pianificato, più della perdita monetaria pianificata, non può andare, perché questo è un ulteriore vantaggio dei Turbo Certificates, ovvero se dovessimo assistere a una partenza così negativa,
come quella di giovedì scorso su Walt Disney, in cui c'è stato questo gap down molto brutale, l'emittente chiaramente prende il rischio gap e quindi noi non perderemo mai più di quanto abbiamo investito, che sembra una banalità, ma in caso di brutalità del movimento del sottostante è certamente un'ulteriore garanzia. Quindi in conclusione, se si ha questa intuizione, si ha questa idea che Walt Disney, dopo questo shock legato ai risultati, e come dicevo, certamente la piattaforma Disney Plus ha perso dei clienti, ma aumentando i prezzi dell'abbonamento, diciamo, questa perdita è stata leggermente compensata. E poi, secondo me, mi aspetto, come dire, un ritorno di interesse sul discorso parchi di divertimento e quant'altro. Secondo me avremo un'estate caratterizzata non solo da prezzi più alti, ma anche da, insomma, un interesse per questo tipo di attività, perché è come se le persone avessero ancora i strascichi del Covid e quindi volessero tornare a vivere in maniera intensa, e in primis si pensa ai viaggi, al divertimento, all'intrattenimento tipico del business di Disney. Quindi, in conclusione, se l'idea è questa e non si vuole andare direttamente sul sottostante, questa mi sembra una proposta quantomeno da valutare. Caso opposto, e poi lascio a Lorenzo, come promesso, diciamo, di non sforare i 30 minuti, di un'operazione per certi versi diversa, e qui c'è il tema dello short, nel senso che un investitore consapevole, maturo, e che in qualche modo è anche in grado di sfruttare le opportunità dei mercati, deve essere in grado quindi di sfruttare le opportunità dei mercati sia al rialzo che al ribasso. Mi rendo conto che per alcuni potrebbe essere un po' controintuitivo lucrare con un prezzo che scende, ma bisogna, insomma, per chi vuole rimanere a lungo sui mercati, evidentemente deve essere anche pronto a questo tipo di fattispecie, ovvero lucrare sia quando il mercato sale, si scende, e anche volendo sui mercati laterali, e questo è possibile farlo con anche altri tipi di certificati su cui oggi non ci addentriamo. Il tema di Alphabet, dal grafico, vediamo un grafico un po' speculare, no? A quello di Walt Disney, quindi Walt Disney che è stata impattata negativamente dalla trimestrale, invece Alphabet che sta vivendo, quindi Google che sta vivendo una fase di assoluto splendore, nel senso che il titolo, soprattutto nel corso delle ultime due sedute, ha strappato violentemente. Perché? Perché c'è stata una presentazione sostanzialmente delle nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale che hanno, insomma, particolarmente eccitato, insomma, gli operatori appassionati e quant'altro. Adesso, in sintesi, il tema IA chiaramente è un tema caldissimo, per tante ragioni, ma è anche un po' un tema di moda, no? Nel senso che chiunque adesso esca con una news sull'intelligenza artificiale o su qualche upgrade su questo tema, insomma, il mercato lo preme a prescindere. Appena sente intelligenza artificiale nell'aria, i prezzi hanno boost. Quindi, nonostante io sia particolarmente fiducioso sulla capacità di Google di consolidare la sua quota di mercato nel corso degli anni, ritengo che questa fase, diciamo, di euforia che ha caratterizzato proprio le ultime sedute sia proprio legata a questo mood in cui, se si parla di intelligenza artificiale, insomma, ci si casa e si va a comprare così. Google, insomma, ha mostrato, io devo dire, ho anche seguita queste presentazioni di prodotti interessanti. Insomma, il tema è non rimanere indietro rispetto a quelle che sono le tendenze tecnologiche, e Google onestamente era rimasto un po' indietro, almeno sembrava fosse rimasto indietro, adesso sembra abbia recuperato, ma non escludo che dopo, come spesso succede in borsa, dopo questo entusiasmo così potremmo assistere a una veloce correzione. Parlo di veloce correzione perché, ripeto, rimango ottimista sul titolo Google, ma non escludo che ci possa essere la chiusura di questo gap che ha lasciato aperto nella seduta di giovedì. Quindi ci potrebbe essere un veloce pullback intorno al massimo toccato a 113,51, e quindi ci chiediamo come potremmo sfruttare un eventuale movimento di ritorno e di chiusura di questo gap. Uno dei modi per farlo potrebbe essere con questo prodotto che vado a mostrarvi. Quindi, in questo caso, la peculiarità è un turbo open end pro short,
ovvero che lucra sulla discesa dei prezzi. Ho preso, come dicevo, poi magari Lorenzo ci potrà mostrare, l'offerta è piuttosto vasta su Alphabet, ci sono varie opportunità in termini di prodotto. Io ho selezionato un prodotto piuttosto conservativo con una leva del 2,61, che tutto sommato rispetto agli altri è una leva piuttosto conservativa. La barriera, evidentemente, essendo la leva piuttosto ridotta, evidentemente è inversamente proporzionale, quindi a 162 dollari, che è un livello che neanche ho tracciato, perché insomma siamo sostanzialmente sui massimi qui sopra, insomma, su un livello onestamente, almeno nel breve, piuttosto, come dire, lontano, improbabile. E quindi l'idea di fondo potrebbe essere: se Alphabet, dopo questa euforia legata a questa presentazione dei prodotti sull'intelligenza artificiale, possa un po' ritornare coi piedi per terra, magari complice anche una correzione veloce del mercato, potremmo provare a richiudere questo gap. Quindi parliamo di un'operazione di brevissimo, e potremmo dare boost, potremmo dare un po' di pepe nella minestra di questa intuizione, utilizzando un prodotto con una leva più o meno, insomma, spinta. Nello specifico, come dicevo, la scelta che ho fatto soprattutto la leva è piuttosto ridotta, ma insomma, chi voglia mettere maggior pepe nella minestra chiaramente lo può fare. Ciò che scoprirà evidentemente è che poi la barriera si avvicinerà e non sarà più a 162 euro. Quindi, in conclusione, visto che sono 17:31, non voglio rubare troppo spazio a Lorenzo. Insomma, in conclusione, se possiamo fare insomma, possiamo tirare un po' le somme, il tema è questo: i turbo certificate sono, secondo me, senz'altro una soluzione interessante per chi ha la capacità di controllare il rischio, che deve essere un prerequisito per chi utilizza la leva. Consentono di avere accesso a un grande numero di sottostanti anche fuori ai confini nazionali, e in virtù di una gamma piuttosto ampia consentono anche di avere una gradazione della leva coerente rispetto ai nostri obiettivi finanziari, e quindi non prodotti iper garibaldini o spregiudicati, ma anche insomma prodotti come questo con leve piuttosto conservative, che consentono anche a chi ha un capitale più o meno piccolo di sfruttare tanto le opportunità lato long, come abbiamo visto eventualmente su Walt Disney, quanto short, come abbiamo visto su Google. In questo caso, senza avere dei costi di marginazione, sapete che quando uno va short e magari chiede un prezzo sui titoli, deve anche, come dire, remunerare chi va all'intermediario che va a prestare il titolo. In questo caso c'è solo chiaramente un costo implicito del prodotto, che conosciamo ex ante. Ma insomma, in ogni caso, può essere una buona opportunità, per, come dicevo prima, senza andare a fare il cambio in dollari o avere piattaforme specializzate sul mercato americano, per avere accesso a Wall Street in maniera piuttosto serena. Chiudo dicendo che la peculiarità è chiaramente, essendo quotati su un mercato che adesso va in chiusura, è che chiaramente Google e tutti i titoli americani vanno fino alle 22, e quindi c'è questa sorta di gap nell'orario, e quindi evidentemente bisogna tenerlo in considerazione. Quindi non sono strategie, come dire, intraday, ma tendono insomma a sfruttare eventualmente un movimento evidentemente multi-day, proprio in virtù del fatto che non subiscono l'effetto compounding. Se per te va bene, Lorenzo, ti lascio, ma se ci sono domande o tue considerazioni, io sono ben felice di rispondere, se posso essere utile. No, guarda, grazie, grazie mille Pietro, tanta carne al fuoco, quindi mi hai dato, diciamo, vari ganci da cui posso partire. Il Sì. primo, ci terrei a farvi vedere, anzitutto abbiamo fatto, intanto che insomma c'era un problema di collegamento, una piccola introduzione sui turbo. Abbiamo detto che sono prodotti a leva dinamica, che vuol dire che la leva dipende dalla distanza del sottostante dal valore di strike, e nel nostro caso lo strike equivale alla barriera. Questo cosa vuol dire? Quando c'è una Chiaramente, più il valore è vicino allo strike e quindi alla barriera, più la leva è elevata, più il rischio è elevato. E come hai fatto giustamente vedere tu, una leva bassa ha anche un valore molto più distante, quindi rischio molto più basso. Quindi questo bisogna tenere conto. Ci sono prodotti più speculativi e ci sono prodotti meno speculativi. Chiaramente ciascuno deve tararsi come ciascuno deve usare la leva per quello che è. Quindi la leva consente di usare meno capitale, quindi nella gestione del rischio questo va tenuto in considerazione. Se una leva è una leva 5, io posso usare 5 volte meno capitale; se una leva 3,
posso usare un terzo del capitale. Quindi questo, anche questo è da tenere in considerazione per usare la leva, non che se c'è la leva posso mettere più soldi perché sono anche in leva. Quindi l'utilizzo della leva potrebbe essere più che altro quello di trarre vantaggio dalla leva mettendo meno capitale per controllare la stessa quantità di sottostante, questo sicuramente. Allora, io volevo farvi vedere, come abbiamo detto, visto che il turbo è un prodotto lineare, la formula è in realtà molto semplice per calcolare il valore di un turbo. Ce l'avete in sovraimpressione, c'è la versione long che, come vedete, c'è la differenza tra quello che è il valore sottostante e lo strike, moltiplicata per, quindi questa variazione non può essere inferiore a zero, come abbiamo detto, cioè questa differenza non può essere inferiore a zero, al massimo si perde quello che si è investito, ma non oltre, ed è questa la funzione di avere una barriera che appunto da stop loss. Moltiplicata per un multiplo, anche qui il multiplo serve per non avere anche tagli di investimento molto grandi, facendo il caso di un indice, se la differenza tra valore sottostante e strike, supponiamo, è 1000 punti, non è che il prodotto fa 1000 euro, tipicamente viene riscalato in modo da avere un valore più piccolo, okay? Più investibile. Quindi questo è anche, se vogliamo, un vantaggio, nel senso che permette anche di mettere con somme minori, avere controllo su titoli che hanno tipicamente un prezzo molto più alto.